Ciao a tutti e benvenuti a Gioca con me, giochi per bambini. Oggi vi mostro una Barbie un po' speciale, non è la solita Barbie, ma sempre una bambola è. Parliamo di Barbie Spy Squad, questo film, o meglio cartone. Non so se vi ricordate, il cartone è molto vecchio, forse i più giovani di voi non se lo ricordano, ma ai miei tempi c'era. Il cartone delle tre magnifiche spie, quelle tre ragazze inseparabili amiche, studentesse nella loro città. Ve lo ricordate? Beh, io sì, comunque va bene. Sono tre ragazze, tre spie, in incognito ovviamente, che vanno a fare un po' di danni in città, no, non è vero, anzi salvano spesso delle situazioni veramente difficili. In questo caso abbiamo René, questa è la nostra protagonista di oggi, la nostra spia, una delle tre. Guardatela qui con i suoi capelli neri con queste mesh blu che riprendono ovviamente il vestito, perché per le spie nulla è dato al caso. Guardate questo tailleur corto, nero, blu, con questi leggings blu che riprendono lo stesso colore delle scarpe, con queste zeppone, guardatele qui, e questa cintura, che cintura in realtà non è perché non arriva fin dietro, e questo super zaino con un enorme orologio. Ovviamente questo orologio avrà qualcosa di speciale per le spie, ovviamente qualcosa, sempre un trucchetto c'è, ma visto che parliamo di spie, ovviamente abbiamo anche un trucchetto, e guardate qui. Come vi dicevo, nulla è lasciato al caso e in 2 nanosecondi si trasforma in un vestito a festa. Guardate qua, pronta per l'occorrenza e tutte le evenienze possibili. Una spia deve essere sempre in prima linea e sempre pronta. Guardate, si può appendere alle gambe, vedete, dietro si chiude con il velcro. E taradadan, prontissima per una serata di gala, per esempio, irriconoscibile, come è giusto che sia per una vera e propria spia, e pronta per far bardoria. Ovviamente il suo zaino è un kit molto speciale, guardate qui, lo possiamo tirare perché ha questa corda lunghissima e si può appendere in aria qualsiasi cosa, in modo tale che la nostra spia all'evenienza, all'occorrenza, possa sgattaiolare via e magari fare qualcosa di incredibile, no? Le spie ci abituano sempre a delle irruzioni fantastiche e spettacolari. Guardate qua, vi rifaccio vedere, appeso, e la tira su proprio per sparire dalla scena, magari se c'è qualcosa di un po' sconveniente, oppure per fare presto e raggiungere un altro posto. Uno zainetto veramente originale e molto molto utile alle nostre spie. Ovviamente, come sapete, le spie hanno sempre qualche trucchetto, qualche asso nella manica, e lo zaino è uno di questi. Devo dire, scelta azzeccata da parte di questa Barbie Spy Squad, questo gioco veramente interessante, questa bambola veramente interessante. Potrei stare qua ore e ore per riprovare questo zainetto della spia, ma veramente mi limito perché forse è il caso alla mia età. Però voglio sapere assolutamente voi cosa ne pensate. Penso che sia una genialata questa. Ditemi voi cosa ne pensate, perché veramente sia il cambio di look repentino, quasi istantaneo, e che è irriconoscibile la nostra Spy Squad, e sia questo zaino ultra, come posso dire, mille usi. Facciamo così, e poi, come vi dicevo, si può rimettere velocissimamente anche l'altro abito. E voilà, ragazzi! Bene, cosa ne dite? Lasciateci un like e iscrivetevi al nostro canale, ovviamente, per seguirci sempre con tantissime super novità. Noi ci vediamo prestissimo, as always, a presto, ciao ragazzi!